Salve, mi chiamo Massimo Berruti, faccio fotoreporter da 7 anni, ho scelto questa professione, la fotografia, perché mi interessava raccogliere, alla fine testimoniare, usare la fotografia per testimoniare qualcosa. E lavoro in bianco e nero perché credo che sia la maniera più semplice per arrivare all'essenza delle cose. E quest'anno ho vinto il WordPress Photo, come avevo fatto anche nel 2007, quest'anno con una storia riguardante degli omicidi mirati in Pakistan, che si svolge a Karachi. Allora, tramite il lavoro di reporter io credo che si possa in qualche modo, se non cambiare la situazione delle persone direttamente che sono ritratte nei lavori in questione, quantomeno insomma non lasciarle nell'ombra. Diciamo, quello che io cerco di fare non è tanto di cambiare la loro vita, perché credo che non è un qualcosa che posso fare io, ma entrare in un processo per cui poi, con una concatenazione di eventi che magari vengono scaturiti appunto dalla pubblicazione di queste foto, potrebbero portare a cambiare qualcosa nella vita di queste persone. Intanto, se si può, nel caso di quest'anno, sinceramente credo di averlo fatto, perché questa storia non era arrivata all'onore, insomma, dei media, era rimasta abbastanza celata in Pakistan. Nei media pakistani ne parlano tantissimo, ma al di fuori dei media pakistani non se ne è parlato per niente. Una cosa che mi è successa interessante è che dopo la vincita di questo premio sono stato chiamato dalla televisione inglese che voleva fare un lungo documentario su questa storia, e mi hanno chiesto un po' come mi sono mosso per poterla realizzare. Quindi almeno in Inghilterra credo che sia andato in onda un documentario basato su questi eventi. Quindi in un certo senso un pochino sì, credo che qualcosa, cioè che non sia inutile, credo che sia mai inutile, anche semplicemente registrare qualcosa che poi troppo in là nel tempo potrebbe essere magari considerato falso. Comunque registrare dei pezzetti di storia per conservarne la memoria. Ok, e come scegli invece le tue storie? Allora, per quanto riguarda il Pakistan, io direi che ne parlerei del Pakistan come una storia, cioè più che è un progetto fatto di tante piccole storie, però per quanto mi riguarda lo vedo più come una storia d'Italia. E per quanto riguarda il Pakistan, io l'ho scelto dopo esserci andato la prima volta, e in qualche modo intuendo, credo, perché non ne sapevo granché, anzi pochissimo all'inizio, che sarebbe entrato nella scena della guerra al terrorismo in maniera più centrale dell'Afghanistan nel futuro, come se l'Afghanistan fosse in procinto di uscirne e il Pakistan in procinto di entrare. E insomma, credo purtroppo di aver avuto ragione.